Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Metro 2033. Bene, andiamo pure avanti e vediamo che morte morire. Allora, è un po' di tempo che non gioco, mi ricordo esattamente dove ero arrivato, però ce la faremo. Vediamo un po'. Dunque, vediamo la mappa perché sennò mi perdo. Di qua. Ok. Di qua non si può andare. Di qua si può andare. Spero che sia questa la strada. Ovviamente ritornato col bug, quello non si ferma mai, eh. Vediamo un po'. No, non devo andare qui. Vediamo un po'. Ma secondo me da qua sono venuto, se non ricordo bene bene. Qui si sale, però magari. Madonna che salita che ha fatto di prepotenza, proprio violenza. Vediamo un po'. Sì, secondo me qua ci sono già venuto. Ok, no, scusate, perché è un po' che non gioco e anche fatica per me ricordarsi tutto, però andiamo pure avanti un attimo di defiance. Andiamo di qua, penso di qua a sto punto. Qui possiamo spegnere così almeno so che. No, l'ho accesa, ok. E andiamo su. Ok, adesso dobbiamo andare qua, presumo. E sì, si va. Che una bellezza. Ok, ovviamente ho fatto casino. Ci sarà qualcosa da fare in stealth qui. Guardiamo per terra perché io mi ricordo sempre che le prendo sempre quelle cazzo di cose. No, no, ma porca troia. Ah, la luce accesa, ha ragione anche lui. Ho la luce accesa. Scusate, ho sbagliato il pulsante. Abbiate pazienza, un po' che non gioco, gli pulsanti non me li ricordo più. Madonna, ha fatto un bel casino però, eh. Ma ho preso qualcuno? Sono stato così bravo? La miseria. Cioè l'ho tagliata a caso e ho matato sta gente? Mi spiace tanto, non l'ho fatto apposta. Ma no, che qui sono tornato già dov'ero. Ah, ecco, mi sembrava strano. Quindi no. Ok. Chi è che si deve coprire le palle? Quindi devo andare di qua, ok. Cazzo! Sono stato troppo lento. Ha ragione lui, dai. Ok, quindi adesso è buio. In teoria non mi vede. Io ho il vantaggio di avere il mirino ottico. Perfetto. No. Te volevi tirarmi la bomba addosso, però... hai fatto la fantozzi, eh? C'è un buco. Penso si deve andare di qua. Vediamo un po'. Due munizioni mi fanno comodo. Il carico. Non si vede un cazzo, lo so ragazzi. Ma abbiate pazienza, non vedo un cazzo neanch'io. Dobbiamo snidare il mutante. Snidati questo. Oh, che bella coscia. Che bello a fare in stealth, ragazzi. Non immaginate. Cioè stealth nel senso che non mi vedono, no? Che non mi sentono neanche. Ormai l'allarme è stato cacciato. Peccato, eh. Sento camminare ma non vedo nessuno. Dove cazzo siete? Dai, venite. Cerchiamolo. Cercate che io devo cercare di vedervi dove siete, perché sento solo camminare ma non vedo un cazzo di nessuno. Vabbè, cerchiamo di allontanarci, magari allontanandomi riesco a avere una visuale maggiore, migliore. Vabbè, tanto loro sono allertati, non mi hanno visto. Ecco qua, tac, perfetto. E non mi sentono neanche, quindi in teoria se li ammazzo e non vedono da dove arriva il proiettile e non vedono l'uomo morto, io dovrei farla franca. Sì, ma l'intelligenza artificiale fate qualcosa. Cioè, state andando avanti dietro nello stesso punto sempre, ma cazzo, cambiate un po' i punti. Niente, mi tocca scendere, vabbè, scendiamo. Posso stare qui tutto il giorno. Non posso stare qui tutto il giorno. Cosa c'è qui? Beh. Oh, c'era qualcosa. E qui? Io? Boh. Non li capisco questi. Vediamo un po'. Non c'è niente, c'è solo la munizione. Ok, andiamo, speriamo bene. Dove diavolo si sta nascondendo? Sapissi. Sì, non ci riuscirò proprio. Sta pur tranquillo che non ci riuscirò. Ok. Piano, non dobbiamo far cacate. Aspetta e vedrai.
Non vorrei che quel mirino lo vedessero loro, eh. Sono un po' in ansia per questo io. Mica per altro. Non qui. Voglio stare tranquillo, ragazzi, perché faccio presto a fare una cacata, eh. Come avevo detto prima. Eccolo. Ma vaffanculo! Non è possibile. Toh, morici. Che cazzo. L'altro? Le perdite stanno aumentando. Dici? Aspetta un attico. Toh. Oh. Ok, possiamo andare. Scusate se ci ho messo un po', però almeno l'ho fatto bene. Una volta tanto. Qui si cade, vero? Si fa male. Allora, cominciamo a prendere. Adesso cominciamo a mettere la Lowe's. Perché insomma, sì. Oh, salve, ma lei era qui? Io che cazzo ne sapevo? Che ce n'era un altro qua. Non aveva fatto proprio assolutamente rumore lui. È stato bravo. Madonna, quanta roba che non posso prendere. Che bello, eh? Ah, sono proprio. Non si possono proprio prendere. Nel senso che è grafica scriptata. Allora, vediamo. Disegnata, scriptata. Che cazzo sto dicendo? Allora, guardiamo un po'. Io adesso io vado dritto, proprio a muso duro. E tanto è inutile. Bene, bene, medikit servono. Andiamo da questo qui che è morto in modo proprio malo malo. Aia, mi sono stirato il culo. Qui cosa c'è? Non c'è niente, è solo una situazione rialzata. Bene, andiamo a prendere gli ultimi e andiamo via. Questo è andato, non c'è più un cazzo perché ovviamente ho preso tutto quello che era possibile prendere. Altri non ce ne sono. Adesso guardiamo la mappa, a meno che non devo spingere qualcosa qua. No, vediamo la mappa, sicuramente mi dice che dovremmo andare di qua, ovviamente. Qui c'è qualcosa che posso prendere, no, l'ho già preso. Andiamo qua, perfetto. Spero non arrivi nessuno adesso, no, non dovrebbe, avrebbero suonato l'allarme se ci fossero state qua delle persone. Ovviamente qui c'è un sacco di roba. Spegni la Lowe's. Qui cosa c'è? Oh! Sono contento. Lo so che mi accontento di poco, ragazzi, ma sono fatto così. Questa è una bottiglia di gin. Ma non è che qua ce ne sono due. Allora, facciamo una cosa così. Del Pantheon sovietico si rifugieranno a Metro 2. Scusate, voglio leggere. Dice che Metro 2 è nascosta dietro questa. La nostra è la metropolitana delle pecore, mentre Metro 2 è destinata ai pastori e ai loro cani. Ah. Tanto tempo fa i pastori governavano il gregge da laggiù, ma poi si indebolirono e le loro pecore fuggirono dappertutto. I due mondi erano divisi da un unico cancello, nel punto in cui la mappa è segnata da una cicatrice rossa. Ma poi accadde qualcosa. E il cancello che portava Metro 2 venne chiuso per sempre. Chi viveva da questa parte si dimenticò di Metro 2 e divenne un luogo di ritorno. Ma anche se non ne siamo più consapevoli, Metro 2 esiste. È attorno a noi. Le sue gallerie si incrociano con le nostre, le sue stazioni sono dietro le mura delle nostre. Le due Interessante. metropolitane sono indivisibili. E chi crede che i pastori non avrebbero abbandonato il loro gregge sostiene che loro vegliano ancora su di noi, guidando ogni nostro passo, ma senza rivelarsi. Ecco che cosa vuol dire credere nei custodi invisibili. Ma perché non vogliono che la gente sappia di loro? Prima di tutto, le pecore sono peccatrici, perché hanno abbandonato i loro pastori in un momento di debolezza. E da quando Metro 2 è separata dal nostro mondo, i pastori si sono evoluti in un modo diverso. Non sono più umani, ma creature di un ordine superiore, la cui logica ci è incomprensibile. Hanno il potere di cambiare ogni cosa, persino di restituirci lo splendido mondo che abbiamo perduto. Poiché ci siamo ribellati contro di loro, non svolgono più alcun ruolo nel nostro destino. Eppure sono dappertutto, sanno tutto e vedono tutto. Solo quando ci saremo pentiti dei nostri peccati si riveleranno a noi e ci offriranno il loro aiuto. Sarà la nostra salvezza. Questo sostiene chi crede ai custodi invisibili. Una leggenda interessante. Scusate ragazzi, ma mi interessava parecchio questa cosa. Ok, no, ma anche perché, visto che il doppiaggio in italiano lo voglio ascoltare, eh. Ok. Ma no, come ho fatto a vedermi? Guardate, non mi hanno visto. Non mi hanno visto. Perfetto, sono contentissimo di questo. Tac. No, maledizione. È un vero peccato.
Le perdite stanno aumentando. Questo lo potevo uccidere. Ho finito i proiettili. Accidenti. Non fammi il balletto del qua qua. Ma porca troia. Mi fa il balletto del qua qua. Ma accidenti a te. Oh, la miserica. Mi hai tirato una bomba. Sei stato bravo, eh. Peccato, che avrei potuto farla più pulita. Non l'ho fatta male lo stesso, perché ne ho ammazzati parecchi in stealth. Accidenti a te. Come fa a vedermi? E questo è un mistero. Che non abbia un mirino anche lui stealth. Taggine. Naccia. Ok, preso. E adesso rimane solo questo pirla qui. Che porca miseria, fa il balletto di qua qua. O vado a caso. Ok, lui si ferma qua. Perfetto. Oh, mamma mia, non era difficile, era solo studiare i movimenti. E quindi abbiamo fatto anche questo. Beh, dai, sono contento, l'abbiamo fatto quasi tutta stealth. Qui si può aprire? Non si può aprire, non si può andare, va bene. Scusate se ho ascoltato, ma era veramente interessante. Siccome l'audio in italiano non me la volevo certo perdere. Allora, via via, niente, no, non possiamo prendere più. Abbiamo veramente tante munizioni. Sono contento di questo, per carità, perché è una cosa veramente positiva avere tutte queste munizioni. Il problema è che non so più come usare i soldi. È un problema non da poco, perché io ho tanti soldi e non so come usarli. È strano, perché di solito nei giochi ce ne si ha sempre pochi. Dove cazzo devo andare, ragazzi? Devo andare sotto. Fatemi vedere, In teoria sì. Allora, prima di andare qua, fatemi vedere se non ho lasciato niente al caso, perché io qua potrei aver lasciato... Madonna quante strade ci sono, ragazzi. Io mi sto già rincoglionendo. Ok, questa era l'altra, va benissimo. E qui siamo venuti, erano due le strade, una qua e una là, e mi va bene, anzi tre. Erano tre le strade, siamo sicuri? Sì, sì, ok, scusate, però devo assolutamente capire cosa ho lasciato indietro e cosa no. E qui ad esempio non ci sono venuto. Non c'è niente, e qua spegniamo la Lose, che non si sa mai. Io sono un po' interdetto, ragazzi, perché c'è veramente tanto... Ok, da vedere, dicevo. Mi piacerebbe tanto vedere tutto. Cosa c'era qui? Ah, la lampadina. Vediamo un po'. Speriamo che non ci sia qualcuno, perché sennò mi scopre subito, E dopo facciamo la cucù, una sorpresa. Ce n'è una? Allora, quel posto lì. Vediamo un po'. No, ma allora, scusate. Di là. Quindi va bene se io sono qua. E sto pensando, scusate, perché voglio anche un po' capire. Togli sta torcia. E qui c'è un altro posto dove si va di sotto. Ok, mettiamo così, così almeno andiamo un po' più veloci, se no facciamo notte. No, no, cazzo, non l'avevo visto. Si può salire dopo? Sì. Vediamo un po'. Cazzo è sta roba? No, scusate, fatemi fare così, sennò viene fuori un casino. Ah, ok, mi va bene. Facciamo M così almeno tolgo tutti questi schifi che ci sono. E qui è interessante, perché se può darsi che fosse un posto nascosto. Era di là il posto nascosto? No, era questo. Sì. Oh, mi sto cacando in mano, ve lo immaginate? Cioè, nel senso, ho paura. Qui, ok. Vediamo un po'. Cazzarola. Ok, dove sono esattamente? Che sia quel posto dove dovevo andare, perché ci assomiglia parecchio da vista da sopra. Vediamo un po'. Sono tornato indietro, vero? Vediamo un po'. Può darsi di sì, che sia tornato indietro. Ok, l'unico punto che mi viene da pensare è questo. Speriamo bene. Se no, non so proprio dove andare. Quindi avevo visto giusto la prima volta. Ok, gliel'ho sostituita. Quindi presumo che debba metterla. Ok, e ci siamo. Va bene, andiamo pure avanti. Durante la cosa. Allora, vediamo di accedere così. Perfetto. E speriamo bene, perché non so più dove andare. Scusatemi, ma porca miseria, spiega bene bene sto gioco, proprio bene bene. Na 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 na,
Aspetti un attico. Non c'è modo di spegnere il tutto. Ok. Oh, Dio, se l'ho dato. Bene, andiamo avanti. Scusate, lo stesso episodio è stato un po' così. Tra la ricerca della strada e i dialoghi che sono stato ad ascoltare, abbiamo fatto poco, lo so. Però abbiate la pazienza. Ok. Per carità, eh. Oh, guardate cosa c'è. Interessante. Quanti ne ho persi? Neanche uno. Cioè, nel senso di stazione nera, non ne ho perso neanche uno. Va bene. Mi sta bene, mi va bene. In compenso mi sono perso io 2 o 3 volte. Però dai, a parte quello. Ok. Oh, ma non c'è proprio nessuno. Potevano mettere un mob ogni tanto, giusto per ravvivare un po' la cosa. Sono qui, è tutto un corridoio continuo. E ok. Presumo debba andare lì, però voglio vedere qua se c'è effettivamente qualcosa. Infatti c'è qualcosa. Mamma mia che schifezza però, scusate. C'è un medikit che io sono pieno. Presumo, perché se no l'avrebbe fatto prendere. Va bene, andiamo pure avanti. Vai qua. Oh, finalmente ho trovato una strada, non ci posso credere. Che cavolo. Vediamo un po'. Vediamo come va. Ce la faremo, eh. Oddio, si l'ho dato. Un amico. Un amico, non ci credo. Sì, salgo, voglio prima vedere se c'è qualcosa. Scusatemi, una volta che sono arrivato. Infatti qualcosa c'è. Oh, che bello. Dai, qualcosa abbiamo preso. Poco, però meglio di un dito in un occhio. Sicuramente è. E quindi sali qua. Ovviamente sulla parte opposta. E vediamo un po'. Sali qui. Salgo. Ok, salito. Scusate. Presto arriveremo alla polis. Posso cambiare arma? Spero che non debba... Ah, ok, adesso ci siamo. Adesso ho capito. Quindi abbiamo passato un altro capitolo. Questi non sono i soliti mutanti. Ah. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Paura. Cazzo. Mamma mia, terrificante. Anche i figli odiati dai loro genitori cercano di amarli e di capirli. Noi vogliamo capirli e aiutarli. Ok, cazzarola. Corri dove? Sto correndo, però presumo che la parte fosse quella opposta? No, va bene. Un fenomeno insidioso, vero? Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per fare un esempio. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. E ora andiamocene, qui non siamo al sicuro. Quietante. È difficile descrivere cosa ho provato in quel momento. Ero esausto, certo, ma anche felice. Ce l'avevo fatta. Riferito il messaggio di Hunter, la salvezza della mia stazione di origine dipendeva da altri, più forti e più saggi di me. Il mio compito era concluso. Perfetto, andiamo avanti. Ehi, vai al carrello! Fermate il motore! Non vi muovete! Identificatevi! Rilassata! Siamo imperialisti, siamo qui per prendere la vostra stazione! Ullman, sei tu? Per tua fortuna Petrovic non è qui. Lui non ama gli scherzi. Chi c'è con te? Viene dalla frontiera nord. Lo sto scortando dalla stazione nera. Molto bene, passate. Ma io ho il visore notturno, porca miseria, come si attiva? Devo guardare le opzioni. Che può essere interessante, eh? Almeno così non vediamo più buio. L'avevo preso prima, mi sono scordato. Non me l'ha fatto mettere, quindi non so come si faccia. Mamma mia, incredibile! Quanto è popolato qui. Veramente bello questo posto.
Dovremmo essere arrivati. Finalmente, non ci credo. Ok. Bene, e abbandoniamo. Andiamo. Andiamo, sì, sì. Perfettico. Ci dirà qualcosa, vero? Ok, è salvato. Ragazzi, io direi che ci possiamo fermare anche qui. Per questo video è tutto. Io vi invito, come al solito, a lasciare un like e un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto da Shiva. Ciao ciao!